per il jazz siamo praticamente all'obbligato. Quelle che ci sono giocano, nel caso gioca Dotto con il numero 0 da playmaker. Intanto la prima azione è per Faenza. Possiamo comunque entrare con Inter, diciamo, gioca con il numero 0 Dotto, con lei sugli esterni sarà crudo. Dopo diremo anche il concetto di Faenza, però rimaniamo qui per concludersi dell'azione del Jazz. Davis dalla linea di fondo, il suo piazzato di Davis. Sì, il quintetto grande subito, il quintetto alto per il Jazz. Ora va in contropiede e segna i primi due. Jazz molto più presenti in attacco che in difesa in questo inizio di partita, ha già avuto tipo 5 extra possessi rispetto all'avversario. Davis spara canestro, il taglio di Dotto. Aspetta blocco di Graves, attacca verso destra, arriva fino in fondo, scarica per Trucco, rimpiazzo di Crudo che ha tantissimo spazio e sarebbe un 4 foto finito. Cupido anticipata però il passaggio da Graves che si butta dentro, mano Mancini, comodo per lei. È stato poco fortunato, non per chissà quale motivo, ma sempre per il Covid. Tanto l'anticipo di Graves, però Knai raccoglie, Davis deve provare ad attaccare un secondo per andare al tiro, in emergenza, un giovane per iniziare a muovere la panchina. Si tratta di Federica Merisio, numero 11, difende forte, zona peraltro per il Gia, spalla dentro di Knai, tanto coraggio e personalità, recupera però il pallone a rimbalzo proprio Llorente, Porti può far correre le compagne da tre in transizione, canestro della giocatrice serbo cipriota, ne parleremo dopo. Proprio lei con la palla in mano per Dotto, si avventura nuovamente sul lato il Jazz, Dotto a centrare per Trucco, gran palla di Dotto, Llorente per Porto, doppio blocco per la numero 44, Knai vicino all'area, scarica, poi la giovane cappellotto trova la stessa Knai. Che movimento di Knai, un enigma in questo momento, non ha fatto più di tutto per fare dei minuti, ci troverà una soluzione. L'arresto e tiro di Pietro, primo tempo con Dotto che aspetta Graves per giocare il pick and roll, poi decide di prendere l'arresto e tiro nel momento in cui più serviva. Sì, Dotto ha capito il momento di difficoltà delle compagne, si è messa in proprio, due canestri importantissimi. Tanto nel cambio nelle quarti, giovane per giovane, fuori Merisio da lontano, ragazzi, la prova sulla linea di fondo in qualche modo, il servizio per Dotto che dovrà risolvere, 10 secondi per andare al tiro, Crudo, la tripla, è un ballato per la compagna per la penetrazione di Cupido, 7 secondi per andare al tiro, cappellotto in penetrazione dentro per Knai, mai si gioca zona contro zona, partenza di mondo per Dotto e si avventa addosso Shaibaki, anche poi deve rinunciare per razza, poi Ramon ancora in palleggio, trova Dotto bene questa ragazza numero 4, va a andare il pallone via velocissimo. Grazie, un avvicinamento per il blocco e l'apertura. Penetrazione mano destra, scarico linea di fondo per Dotto. Bene la conclusione, o meglio, male la conclusione, bene. Era molto corto. Crudo in uno contro uno, viene raddoppiata, allora scarica per Dotto che va in penetrazione. Nella passa da Porcu. Al centro dell'area si fa vedere Llorente, poi Porcu in palleggio deve in qualche modo scaricare per una compagna dalla distanza. Mentre Davis e Knai si fa molto, molto difficile, prova Llorente a prendersi un po' fino a tre falli, sì, ma non mi aspettavo che rimanesse fuori all'inizio del terzo quarto. Sì, evidentemente coach Schweitzer non vuole correre rischi con Davis. Ha una buona percentuale, e più che buona, perché il 100% è Crudo nel match, il resto delle squadre stanno tirando in modo... Dotto in palleggio, si butta dentro, trova proprio Ramon, numero 4, lo scarico per Crudo, la tripla di Crudo, prova Crudo in palleggio mano destra, il taglio di Grace, poi Razza cerca di servirla al centro dell'area, non è che la cerca di servirla, la serta, scusate, terza giocatrice a riuscirci nel match, attacca Davis fuori per la conclusione di Pizza, trova Dotto, anzi no, arriva prima Castello, allora Porcu in transizione, Knai taglia forte, Davis trova il pallone, più fisico, spalvanzo Porcu, per poco non lascia lì la palla, poi decide di arrivare fino in fondo con Schweinbacher, la penetrazione numero 4, mano mancina, appoggia,
zona per Faenza, libera il tiro di Cudo che è in serata, 50-31. Penetrazione di Porco, ribaltamento di lato per Davis, lei in campo con tre falli, prende la... Crudo ancora in palleggio verso la linea di fondo, Castello gliela struisce, allora bisogna giocare dall'altra parte, attacca Dotto, trova Crudo, attenzione, e fa 5 in qualche modo, Schoenbacher riesce a strapparle il pallone dall'altra parte, Prolica da 3. Attacca Crudo, sfido per il 55-37, 8 minuti al termine, ultimi battute di una partita che ha detto qualcosa di interessante, sempre una soluzione sempre migliore, crescente durante la partita, e questo è un grande vantaggio per l'andare della stagione quando rientreranno poi tutte le componenti della squadra, un bel vantaggio. Che poi manda anche un messaggio alla tribuna, mi piace pensare che sia rivolto a Giulio Arturi, perché questo è il genere di tripla che avrebbe preso la capitana. Va a leggere se... Attacca Davis, Cupido in penetrazione, mano mancina, poi lo scarico per Plicare, pensa, cambia non troppo la sostanza. Attacca Davis, 1-1 su Cupido, lo scarico da fuori, c'è un bagno a canestro. Improvvisamente si avvicinano almeno 10 le ragazze di Schweizer, prova Graves, ha ricattato. Sì, sembra improvvisamente stappato il canestro del genere, dall'altra parte, non fate il rito. Al Geas, ma l'avevamo detto ed era ben preventivato, Crudo prova Trucco che le restituisce il pallone, poi beh, gioco a due e beh, canestro ha recuperata della sua numero 0, ora riguadagna anche il pallone. Verso destra, poi verso sinistra, poi in palleggio trova Graves, tiro piazzato per la numero 12. Fuori per Cupido, inseguita sulla linea di fondo, Davis riesce comunque ad avventurarsi, poi scaricare per Cupido, Schoenbacher, 3, la numero 4 è vincente con 11 punti personali, soprattutto 67-54, persi nei nostri racconti, ci siamo persi il quinto fallo di Pollicari. Al Gias che doveva superare la metà campo condotto, ancora Graves, poi Cupido, Graves lasciata solissima da quella distanza, può essere un problema proprio dalla distanza. La sicurezza per dimenticarsi queste rotazioni con fuori rotto, sfruttando le abilità individuali di singole giocatrici, ma c'è un punto di contesto che ha portato la partita in porto, ovvio è.